Buona avventura, buona avventura, buona avventura, buona avventura.
quello l'avete, fatemi di grazia questo servizio. Una rottura in petto e un'altra sul gomito, ecco qua, avete due pezzuole. E non c'è bene perché s'accoccerò, e tu mi prenderò. Sono storie di tutti i cavalieri e di tutte le gran cavallerie che furono fatte al tempo di Re. Specialmente so di Messer Tristano e di Messer Lancillotto del Nago e di Messer Principal del Gallese, che costa il sangue del signor nostro Gesù. E so di Galeazzo, di Galvano ed altri, ed altri. Tutti i romanzi. Una donna d'amore, noi lo diremo, Madonna Francesca, che tanto per te ci resta, e che la si donerà giullare, grazie a te. L'avanzo. E quale avanzo? L'avanzo di queste due pezzuole di scarlatto. Ben altro avrai tu, grandissimi doni. Sta lieto che la sposa, Messer Guido la sposa un malatesta. Intanto racconta noi, siamo tutti a me. Come Morgana manda al re Artù lo scudo che predice il grande amor del buon Tristano e di Isotta fiorita. E come Isotta beve con Tristano il beveraggio che sua madre Lotta ha destinato a lei ed al re Marco. E come il beveraggio è sì perfetto che gli amanti conduce ad una morte. Tutto dicono,
van pel mondo a spargere novelle e novellette. Se gli fosse un giullare dei malatesti, già le donne saprebbero di volo di novella, e volo sarebbe ormai l'artificio che voi per porto consigliate. Da quel gran savio che voi siete. Egli era sì come l'Odernese, che non mi dà sospetto, che gli segua sì grazioso cavaliere, quale Paolo, che per uso largheggia con tal gente, ma ben faceste a metterli in bavaglio. Certo non ci daremo pace, avanti che il matrimonio sia perfetto, e temo per colto che ce ne potrà seguire scandalo. Voi dovete pur sapere chi è vostra sorella e quanto le dà il fiero animo. E se la vede quel giacciotto, così sciancato e rotto, e con quegli occhi di timone solente, avanti che il contratto delle sue sposalizie sia rogato, non il padre, né voi, né altri certo potrà mai fare che la lo voglia per marito. Dunque, se veramente vi cale questo parentado, e mi parrebbe non esservi altro modo da tenere che quello che muovete. E poiché Paolo Malatesta è giunto come procuratore di Gianciotto, il compieno mandato a disposare Madonna Francesca, parrebbe doversi procedere alle nozze senza alcuna dimora, se volete darvi pace. Voi avete ragione, ser colto, ci conviene toccare l'indugi. Questa sera torna mio padre da Valdoppio, e noi faremo che domani sia pronto il tutto. Bene, messer Ostasio. Or su, venite meco, ser soldo. Paolo Malatesta attende. Thank you.
Facete, facete!
Aspettiamo. E nessun altro.
e Messer Giovanni. Chi sei tu? Chi sei tu? Thank you.
guerra non vado a casa. Di manganarvi tutti, d'una e l'osa come carogne. Non amo la cazzarra. Orsù bisogna manganare una botte grande per l'imperio dove il mio fratello Paolo. Eccomi, sono qui, Giovanni. Dio era quelli della finestra in tempestato. Al colpo esser dovera di mandum alla testa, balestratori di millanterie. Thank you.
per la Nunziata. Così, tutto si rallegra il lascia il vino greco per il vino greco. Donna, versategli una piena coppa e bevetene un sorso anco per fargli onore e salutatelo il perfetto saettatore. Saluto, Giove mio, quando Francesca, no, non è morto, respira, il cuore ancora gli batte, vedete, inviene. Fuggirà, fuggirà, non è sicura la prigione, io vi dico che saprà fuggire. Padre, datemi licenza, io gli tagli la gola, io ve l'ho preso. Malatestino, non mi riconosci? Montagne e monarchì, t'assicuro che non ci fuggirò. Giovanni, dove sono? O cognata, e voi? Che male nell'occhio! Con un colpo di pietra t'hanno toccato! Senti l'amore! Lasciatemi scaccar di ghibellini, non hanno dato leve! Mettetemi una fascia e fatemi da bere! A cavallo, a cavallo! Ci vedi tu, non mi basta! Viva, 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 viva.
è pronto tutto! Cavaliere d'Ancillotto,
Thank you.
Oh,
se m'apparisse ieri a una sosta in un prato dove mi ritrovai da solo, dilungandomi gran tratto dalla sorta, e m'apparisse con le viole e di torna sull'arra una parola che la Oh.
leggiamo qualche pagina francese. Certamente siamo, dice allora Caleotto, ai non sardisce, ne vi domanderà mai cosa alcuna per amore. Perché te, ed essa leggete voi quel che sa dice, siate voi cinesi. Certamente, certamente, dice esso, io mi prometto a oh.
bella mia, ti stringerò, ti stringerò. Fanciullo perverso, chi vuoi tu chiamare? Il tuo fratello. Quale? Chi grida? Hai udito? Una che deve morire. Parte a destro per la podesteria di Pesaro, tu gli hai apparecchiato il viatico. Ascolta, io posso dargli ben altro viatico. Intendi, che intendi, tu mi fai minaccia. Tradimento contro il tuo tradimento. Io credea mia cognata che tal parola ardesse le vostre labbra, e vengo le vostre labbra in ma un poco smorte. Il mio giudizio è fro. Come urlo, come urlo, quale l'uomo francia trovato per lui. Dormi alla vita lento. Non voglio dirlo più. Una notte tranquilla, il più profondo sonno, senza terrore, poiché stanotte dormirete sola. E poi, il mio destino, giustiziere mi fanno, è un fatto volontà. Thank you.
tremate e siete così smorta, gelida siete come di paura. Perché? Malatestino era da poco entrato, quando di gridare il prigioniero e nel vedermi di gottito ho preso tiro e si precipitò per quella porta alla prigione, armato d'una mannaia, risoluto ad ucciderlo. Veloce il mie, quel stato il vostro, mio signore, in un nome. Perché dite che non vada? Se mi dimostro il mario. Egli è un fanciullo, e come il giovane mattino, ha bisogno di mordere. Venite, signore, a ristorarvi. Prego di mettervi a cavallo. Forse Malatestino. Prenda così tutte le teste dei nemici nostri. Con la tua moglie era meco e vuoi a lei. Tu
Tu sai dunque che sia questo frutto che io porto alla tua mensa? Non hai temuto di disobbedire al padre? Senti come pesa, senti! Accanto. Sei crucciato. Non ti cruciare meco, Giovanni, io ti son fido. Tu ti chiami Giancio, oh, ed io son quel tallocchio. Ma il bello fallevo, sei divenuto anche tu. Cosa hai tu fatto, Francesca? Io? Che ti disse mai ella? Fatto di colore! Che mai ti disse? Rispondi! Io non posso risponderti! O chi tocca la mia donna? Fratello vede che taluno tocca la donna del fratello e nastegno essa dovrà perché non tacessi. Dimmi! Per questo accusato è cadere contro la donna Manima. Dimmi, giusta è l'accusa? Astigo di cu, se non vuoi che ti strappi al trocchio per cui l'anima tua viene. Abbandonò l'ufficio del comune e da febbraio era già di ritorno. Thank you.
sei certo? L'hai veduto? Sì. Come, quando? Io volevo entrare. Entrare dove? Entrare nella camera. E poi, non basta, egli è bagnato. Intrattenersi può. Di notte, non mi fermare per Dio. Non mi stringere così, lasciami. Non dico bene, lo hai detto, non mi volete. Sì, di notte, di notte. Veduto. E di acqua le vene di notte entrare all'alpestire. Vuoi tu vedere, toccare? Voglio se va mi salvare dalla mia parola d'occore. Vuoi
sentivo già venir meno dentro il cuore di spiriti che vivono negli occhi tuoi. La volta mi si perdeva nella notte, uscivami dal petto come piove terribile di sangue fragoroso e paura ne aveva là. E tu vada, figli, ma non sperare! Corri, concesso!